varie scommesse, ma penso anche all'Inter di Toir, che puntano a costruire anche il loro business sul calcio. Certo, poi trovarsi davanti a comandarli personaggi come Lotito, come Tavecchio, credo che li demotivi molto poi dalla scommessa che loro fanno, perché non è solo una scommessa naturalmente sul campionato, sulla squadra che acquistano nel campionato, ma è una scommessa che loro fanno su un sistema calcio che potrebbe evolvere in modo molto più significativo di quello che è. Però la condizione è che si trovi il modo di fare piazza pulita di personaggi che francamente appaiono più degli avventurieri di vecchia da calcio, per capirci, da presidenti dei film con Lino Banfi che faceva l'allenatore, piuttosto che imprenditori e manager di cui oggi ci sarebbe bisogno. Valerio, che ne pensi tu? Ma fermo restando che ha detto tutto pochi, nel senso che è il pensiero condivisibile. Cioè, purtroppo facevamo questi discorsi quando si paventava l'elezione di Tavecchio alla presidenza della FIGC e poi l'abbiamo continuato a fare quando è stato ufficialmente eletto. Purtroppo noi ci ritroviamo un calcio in mano a un ex impiegato di banca. Valerio, ci sei? L'aver costretto a acquistare il suo libro da non si sa quante copie per insomma, parecchie decine di migliaia di euro, parecchie copie del suo libro da parte della federazione. Era uscita già un'inchiesta sull'Espresso riguardo a questioni insomma, di affari nell'ambito immobiliare che hanno coinvolto da vecchio, compravendite abbastanza oscure e opache, e in più alle sue spalle c'è uno che nella PTC sarebbe semplicemente un consigliere, ma si comporta da presidente ombra, che è stato Lotito, un altro avventuriero per citare Fuschi, perché questo è il termine. Sono dei personaggi dalla dubbia moralità, dalle dubbie competenze e dagli interessi anche abbastanza lotti. Io mi sento di dirlo, insomma, prendo tutte le responsabilità, che pensano di fare col calcio le proprie fortune e lo fanno in maniera anche, io credo, esageratamente palese, cioè non nascondono neanche i loro reali intenti, lo fanno alla luce del sole. Io mi auguro, per aggiungere a quello che ha detto Forse, che un buon numero di presidenti che non hanno votato da vecchio, ma anche qualcuno che magari l'ha fatto, ma forse da luglio ad oggi si è reso conto, si sta rendendo conto di a chi ha messo in mano il proprio voto, facciano fronte comune. Io penso all'Inter, alla Roma, magari alla Fiorentina. C'è anche la Juventus, insomma, Max, io però vi sento. Ah sì, ah, pensavo, scusa. Vai, vai. No, non capivo se mi sentivate o non Noi mi ti sentiamo sentivate. bene. I microfoni non si chiudono, caro Moroni. Vai, vai, vai. È il bello della diretta. Però sono ottimi questi microfoni, diciamolo, perché riescono a Sì, prendere. esatto. No, dicevo, per concludere, spero che tutti questi club e la Roma si faccia proprio promotrice, sarei orgoglioso, di un fronte comune che porti a un cambiamento immediato, che sia un commissariamento o comunque insomma una presa di coscienza di una situazione che è una situazione assolutamente pessima, che ci sta portando sull'orlo del baratro, e probabilmente stiamo già facendo un passo avanti. Io credo che Pallotta e Toir non possono permettersi di buttare soldi in un calcio
che ha in mano allo dito di Stavecchio. E Enzo, vai, vai. Sì, sì. Mi pare di aver letto una dichiarazione di Pallotta durissima. Sì. Esatto, c'è stato un comunicato. Non cita lo dito, ma è chiaro a chi è rivolta, è molto, molto, molto dura. Poi vorrei ricordare anche le recenti polemiche che ci sono state quando Lotito ha accusato Pallotta sostanzialmente di non avere soldi. Peccato che mi pare che domani si parli di una ricapitalizzazione della società della Roma per 175 milioni di euro. Esatto. E quindi mette comunque la proprietà Roma, quindi insomma la scommessa e l'affidabilità poi sta tra chi ha comprato una società e sta investendo su una società e chi invece si ritrovò in mano una società per volere politico, perché dobbiamo ricordare anche questo, sì. Certo. E l'acquisto con i pagherò dell'allora Regione Lazio governata da Storace. Senti, Enzo, questo vai. Comunicato della Roma, se voi lo leggiamo, sì, integralmente, vai. Dice: è curioso come nello stesso momento in cui la Premier annuncia un incremento sostanziale dei diritti TV, un individuo stia provando a prendersi i meriti del recente accordo sui diritti televisivi italiani. In realtà certi passi avanti sono stati fatti grazie a un club come il nostro ed altri che hanno spinto verso una nuova visione. Siamo inoltre convinti che molti benefici non si siano realizzati nella Lega per colpa di questo stesso individuo. Congratulazioni alla Premier per l'accordo raggiunto, è sicuramente meritato. Il mercato globale conferma che questa opportunità esiste anche per noi in Italia. Per arrivarci però, tutti i club italiani devono guardare al futuro e lavorare insieme con trasparenza per riportarci dove meritiamo di essere. Enzo, senti, ma poi alla fine, che quindi Pallotta chiaramente tira in ballo lo tiro, giustamente secondo me, però l'individuo penso che sia lui. Esatto, no? Esatto, però poi alla fine se andiamo a vedere quello che è successo a luglio, solo Roma, Juventus, gli allenatori, la quota degli allenatori, i calciatori e gli arbitri erano per un'altra via. I vari Toir, i vari Della Valle, tutta questa gente qua che si dice possa essere, diciamo, dalla parte dell'idea calcistica che hanno Roma e Juventus, per capirci, però hanno sostenuto Lotito e quindi Stavecchio, secondo te non c'è troppa omertà dietro a questo? Cioè questo signore che cosa, no, che cosa sistema, ha? C'è un sistema, Massimiliano, non è un tema di omertà. Presentato da Lotito e da altri. Sì, io sì, mi sento. E anche noi. Ah, ok, non vi sentivo più a un certo punto, scusate. E quindi c'è questo sistema qui che si confronta sostanzialmente poi da anni, da alcuni anni, su ridimensionamento e su una visione esclusivamente nazionale del calcio. Non per niente i risultati anche di Inter e Milan quest'anno sono risultati molto complicati dal punto di vista proprio sportivo, e c'è una esigenza anche, e poi ricordiamoci che Toir comunque è arrivato all'improvviso, quindi diciamo ha ereditato anche un sistema di relazioni che aveva comunque messo in piedi Moratti. Il calcio per molti di questi imprenditori è un pezzo della loro attività, e quindi è chiaro che il gioco di mettere insieme le piccole società, per esempio attorno a Galliani, attorno al Milan, che a luglio ancora rappresentava un potere non certo secondario, non solo nel sistema calcio ma anche all'interno del nostro sistema paese, perché dobbiamo sempre ricordare che il presidente del Milan è anche stato, spero sempre di meno lo sarà, il capo dell'opposizione dentro questo nostro paese. È chiaro che gli interessi che poi si coagulano di questi imprenditori, che molto spesso utilizzano parzialmente il calcio ma che hanno altri
interessi molto radicati nel sistema economico italiano portano questi imprenditori a far sì che si privilegi una visione molto più nazionalistica piuttosto che quello che invece servirebbe, cioè una visione internazionale, che è la visione di chi invece decide di investire sul calcio in una maniera diversa. E devo dire che Roma e Juventus, sebbene io possa dire tutto il male possibile della Juventus che gioca la domenica, di come gli arbitri si comportino a suo favore, però bisogna anche dire che le due società che effettivamente hanno fatto una scommessa aprendosi e guardando avanti, per motivi anche diversi, perché la Juventus ha fatto un'operazione, ha inseguito un'operazione anche Fiat, la Roma ha un imprenditore che viene dagli Stati Uniti e quindi ha bisogno, per poter rientrare degli investimenti che si sta prestando a fare, di avere un ritorno di merchandising e di risultati che naturalmente si hanno solo se la squadra è competitiva e se è inserita in un contesto internazionale. Quindi è chiaro che c'è uno scontro lo scontro di luglio è stato questo scontro qui. Forse a quel tempo era troppo presto per vincere quella partita. Oggi io credo che ci siano tutte le condizioni invece per fare questo salto, anche per fare le cose che diceva prima Valerio, perché tutti si rendono conto che il calcio italiano rischia di essere espulso dal sistema calcio internazionale. È chiaro che a me non appassiona, io sono un nostalgico, non appassiona un calcio che vive di diritti televisivi, ma è altrettanto chiaro che se oggi tra le 40 squadre che beneficeranno del più ricche al mondo come budget, grazie al nuovo contratto che ha fatto la Premier League inglese, 20 sono inglesi, è chiaro che giocatori internazionali di qualità non verranno, sarà difficilissimo riuscire a tenerli in Italia, perché quello che gli possono offrire in Inghilterra sarà imparagonabile con quello che sarà in grado di offrirgli qualsiasi società italiana. E questo naturalmente ne trasforma il nostro calcio in un calcio che via via si marginalizza. Io non so se voi ricordate quando eravamo un po' più giovani qualche anno fa, noi guardavamo ai campionati greci, ai campionati turchi, ai campionati francesi, ma anche al campionato stesso tedesco, al campionato spagnolo, come campionati che vivevamo, che guardavamo un po' con distacco, no? Dall'alto. Oggi non è più così. Oggi ormai lo stesso campionato francese è più avvincente del campionato italiano di calcio, per non parlare poi di quello che accade in Germania, che accade in Spagna, dove gli stati comunque sono pieni e dove lo spettacolo c'è e dove il sistema calcio produce un'economia importante che poi ha una ricaduta complessiva su quei sistemi economici, cosa che purtroppo da noi invece non è. Non ci dimentichiamo, Enzo, proprio quello che stai dicendo tu, che due dei calciatori più forti del mondo di tutti i tempi hanno cominciato a giocare diciamo alla ribalta del mondo in Spagna e poi sono stati comprati dalle squadre italiane. Parlo di Maradona e di Ronaldo, no? Di Ronaldo. Oggi è il contrario. Esattamente. Quell'anno lì c'era Falcao, c'era Kroll, c'era Maradona, c'era Ronaldo, c'era Platini, c'era Zico, cioè c'era il fior fior dei campioni del calcio mondiale che aspiravano proprio a venire a giocare in Italia. Oggi mi pare che invece il meccanismo sia completamente diverso, cioè magari si acquistano dei giocatori e si parcheggiano in Italia per un anno o due e poi dopo quei giocatori inevitabilmente tornano nei lidi dove il calcio si gioca davvero ad altri livelli. Pensiamo a Drogba, no? Il rischio che corre la Juve di perdere un campione comunque straordinario come Drogba.
Va bene, vogliamo passare al calcio giocato? Sì, passiamo per campo. Prima di tutto, restando in tema di calcio tedesco, partita Borussia Dortmund-Mainz.